applauso per questa presentazione di tutte le attività. Grazie di cuore. Mi sono dimenticata, ma ne parlo. Va bene. Beh, intanto grazie di essere qui oggi. È l'ultima conferenza, mi hanno detto, quindi concludiamo questo anno così bello, con tante proposte. E per me è un'emozione particolare essere qui, in considerazione della chiusura, ecco, delle attività. Quindi come l'ultimo giorno di scuola è qualcosa di speciale, di importante, anche oggi è il nostro ultimo giorno di scuola. Quindi io farei un applauso a voi, alla vostra attenzione, alla vostra passione culturale e a tutti coloro che hanno permesso questo calendario lungo, importante, per questi bellissimi pomeriggi di cultura e di anche, come dire, conoscenza utile, ecco, anche per tutte le nostre giornate. Una piccola anteprima l'ho portata per voi. Il mio nuovo libro è su Sissi, vi avevo promesso che l'avrei portato, e quindi questa è una piccola curiosità se qualcuno poi vuole curiosare tra le pagine fresche di stampa del libro, nei giorni di Sissi, un romanzo corposo di quasi 600 pagine dedicato un po' a tutti gli amanti di quell'epoca. Non solo di Sissi, perché c'è Merano, c'è Verona, l'Austria, Trento, quindi tante cose, non solo l'imperatrice, ma un po' tutta quella realtà e quei personaggi. Oggi è l'11 aprile, immaginiamo di fare i bagagli, anzi di averli già fatti, e di partire per il sud della Francia. Quindi questa oretta in cui staremo insieme oggi pomeriggio, mi piacerebbe portarvi con me a fare questo viaggio. Quando sono arrivata e una vostra amica mi ha parlato in francese, ricordando le città del sud della Francia, è stata per me un'emozione. E non potevamo iniziare meglio, ecco, questo pomeriggio. Perché? Perché il sud della Francia è una terra molto legata alle genti del nostro territorio, quindi molti emigrati per lavoro di vari decenni fa si sono stabiliti là, e quindi c'è un legame speciale con il Veneto, con Verona in modo particolare, l'est veronese, la zona di Soave, di Castelcerino, ma altre zone, ecco, sono state terre di provenienza di queste persone che poi alcune sono tornate, mentre alcune si sono stabilite là. Vi posso raccontare, io ho fatto uno stage a Grenoble per i miei studi, avevamo appunto, alloggiavamo presso il rettorato di Grenoble, con altri insegnanti da altri paesi d'Europa. E vi posso dire la verità, girando per il centro storico della città era facilissimo vedere sui campanelli Zordan, Menin, i cognomi della nostra zona, ecco. Poi magari sono persone francesi a tutti gli effetti che magari l'italiano lo hanno anche un po' perduto, perché non hanno più occasione di tornare. Magari solo si parla di più di una generazione. Però ecco questo legame che ci lega in particolare al sud della Francia. Bagagli pronti, partiamo, andiamo via. Vedo già le prime file, andiamo via. Quindi, e prepariamoci a vedere delle meraviglie. Secondo me alcune le conoscete, altre forse no. Ho cercato anche di essere originale, ne conoscete. E magari poi, visto che anche l'ultima lezione, se qualcuno ha piacere di condividere ricordi di viaggio o altri aspetti, perché no? Allora, partiamo da questa foto che magari qualcuno di voi ricorda. C'è qualcuno che ha in mente questa città? Marsiglia, qualcuno dice, in realtà no, è vicino a Marsiglia, ne parleremo poi.
Negresco è quella scritta sulla cupola e quindi prego. Benissimo, benissimo, benissimo. Ecco, Nizza, Nice in francese, una città molto bella sul mare, la perla della Costa Azzurra. Chi di voi è stato a Nizza? Vediamo un po' sulle mani, parecchi, parecchi. Bene. E il momento dell'anno sarebbe, questo sarebbe l'ideale. Sarebbe l'ideale perché non c'è il caldo un po' eccessivo dell'estate. In inverno non sempre si trova bello, perché ad esempio io sono stata varie volte, effettivamente in dicembre l'ho trovato brutto, pioveva, e ecco, la primavera è la stagione sicuramente la più bella per apprezzare. Anche se, a dire la verità, ogni luogo avrebbe visto con atmosfere diverse, perché il cielo grigio può essere affascinante, può essere anche, come dire, romantico. Quindi ogni luogo ha una bellezza sua, basta avere gli occhi per ammirarlo, ecco, per apprezzarlo, per capirlo, per apprezzarlo e per goderlo in quel momento in cui è presente davanti ai nostri occhi. Certamente di Nizza vediamo il lungomare, la Promenade des Anglais, e ornata da queste meravigliose palme. La palma è il simbolo della Costa Azzurra, naturalmente, perché il clima è molto dolce, non c'è mai il freddo intenso dell'interno, perché come abbandoniamo il mare, il clima si fa più freddo, più rigido. Il mare mitiga con questa brezza dolce tra i capelli che pare già di sentirla, e quindi ecco la crescita delle palme, che naturalmente è un albero, una specie che si trova molto più a sud, generalmente, perché se io vi dicessi palme, cosa vi viene in mente? Nord Africa, i datteri, Nord Africa, i paesi del Maghreb, i paesi arabofoni, eccetera, giustamente. Invece, secondo alcune caratteristiche microclimatiche, le palme crescono dove c'è un'atmosfera temperata, dolce, a riparo da venti freddi e da correnti particolarmente rigide. Ma crescono anche nel nostro sud Italia, quindi non è necessario andare così lontano. Crescono anche in alcune zone del Lago di Garda. Quindi poi, se avete fatto delle lezioni sul Lago di Garda, sulla bellezza del lago Limone, su alcune zone particolarmente riparate, trovate questa vegetazione. Oltre alle palme, la Costa Azzurra è famosa per il suo mare, un mare blu con queste spiagge lunghissime di sabbia, quindi le coste sono molto uniformi, molto eleganti, con questi litorali pianeggianti, dolci, in cui è molto comodo arrivare al mare rispetto magari ad altre costiere, tipo la costiera istriana, croata, la costiera sarda ad esempio, in cui scendere al mare diventa complicato perché c'è da scendere parecchio magari di dislivello. Ecco, la Costa Azzurra invita proprio alla dolcezza, è molto facile anche chi abita là abbandonare l'auto, la bicicletta e scendere pochi metri, si è già in spiaggia. Era il ritiro del bel mondo, quindi la Costa Azzurra vive una sua come dire, stagione di appassionati a partire dall'Ottocento, in cui il bel mondo francese si riversava letteralmente nel sud della Francia, e quindi costruivano, ecco, questi hotel molto belli. Molte costruzioni sono in puro stile liberty, con questi fiori, queste facciate bellissime, colpiscono davvero per l'estro artistico, e si sono conservate fino ad oggi, poi ne vedremo qualcuna. Allora, il nostro esagono, perché la Francia è considerata l'esagono d'Europa, vedo qualcuno di voi che mi fa sì, perché si conosce questa forma che è quasi un esagono geometrico, e le regioni, ci sono regioni molto conosciute e altre
e altre meno conosciute. Tra le più conosciute mi verrebbe da dire la Normandia, per ovvi motivi storici, lo sbarco e tutti i luoghi della Normandia. Chi ha fatto questo viaggio è un viaggio indimenticabile, chi è appassionato di storia. Poi c'è la Bretagna, sicuramente, tutta la regione delle Alpi, le regioni del centro, l'Aquitania e altre ancora, Borgogna e altre ancora, la regione di Parigi, che è forse quella anche molto più conosciuta perché è legata alla capitale, e poi ecco il sud. Nella cartina che vedete rimane focalizzato il rosso sulla parte delle Alpi, Provenza e Costa Azzurra. In realtà il sud comprenderebbe anche l'Occitania, l'Occitane, e la Corsica, che meriterebbe da sola una lezione solo su essa stessa, perché italiana genovese dei tempi antichi, poi passata alla Francia, con uno spirito indipendentista mai del tutto soppito, e quindi anche la Corsica meriterebbe non solo un viaggio, ma un approfondimento culturale per la sua bellezza. Noi partiamo per le nostre regioni del sud, che adesso andiamo a vedere. Provenza, quindi tutta l'area provenzale, la regione delle Alpi, Costa Azzurra e l'Occitania. Quindi poi ripetiamo un po' i nostri nomi. Partiamo dalla Francia e partiamo naturalmente dal tricolore blu, bianco e rosso. Sono i nostri cugini d'oltralpe, come si usa a dire, no? Come si usa a definirli, con cui abbiamo un rapporto di amore e odio, ci vogliamo bene perché molte cose ci accomunano, a partire dal vino molto buono, come buono il vino francese, buono anche quello italiano. Noi abbiamo il nostro prosecco, loro hanno il loro champagne, e guai a mescolare le due origini. E se basta andare in Vinitaly, e tra l'altro manca poco, se ci sono appassionati di vino qui, lo stand francese è enorme. Però quando si somiglia e si è anche molto bravi nelle stesse cose, cosa scatta? La rivalità. La rivalità e anche la concorrenza. Nulla di male, quindi a mio avviso la concorrenza è anche il sale del miglioramento. È bello anche sfidarsi a fare meglio, il meglio delle nostre capacità. Però non bisogna che diventi una concorrenza sleale. E quindi parlare male dei prodotti italiani dalla parte francese, in viceversa accade molto meno, dico la verità, accade di più il contrario. Ecco, parlare male dei nostri prodotti italiani è qualcosa che supera la concorrenza, diciamo. Ma ritorniamo a noi, al nostro tricolore. Allora, l'emblema nazionale è quello appunto della Quinta Repubblica. La bandiera, non so se qualcuno di voi se l'è mai chiesto, ma comunque è nata sotto la Rivoluzione francese, quindi quella stagione di grandi stravolgimenti che ha cambiato non solo la Francia, ma gran parte dell'Europa, giungendo poi tutte le vicissitudini di Napoleone, una figura che divide sempre un po'. Allora, nasce sotto la Rivoluzione francese dall'unione dei colori della città di Parigi. Il blu e il rosso sono i due colori di Parigi, quindi viene ricordato poco questo, in effetti. E il blu e il rosso sono tradizionalmente i colori simbolo di Parigi, che è una capitale antichissima, forse si ripercorre troppo poco la storia carolingia che lega Parigi a secoli, 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 a cui si va indietro nel tempo, riassunti benissimo in Notre Dame, che è uno, secondo me, degli edifici di culto cristiano più belli e più preziosi di tutta l'Europa. Purtroppo andata in fiamme, se vi ricordate, quell'incendio di qualche anno fa, cui restauri hanno anche fatto molto discutere. Dicevamo Parigi, blu e rosso, e poi viene unito il
colore della casata dei Borbone, bianco. E i Borbone sono legati a doppio filo anche all'Italia, al Regno del Sud, al Regno appunto borbonico, il Sud, e alla casata, prestigiosa casata aristocratica dei Borbone, spesso considerati simbolo di arretratezza, e invece andrebbero anche rivalorizzati, perché il prestigio, ad esempio, della Napoli borbonica, il prestigio della Napoli culturale di fine 800, beh, vi posso dire che erano due città, le pari, però Napoli e Parigi, si contendevano le attrici, i cantanti, il teatro. Quindi poi purtroppo la storia di Napoli ha vissuto momenti di difficoltà, soprattutto dal Novecento in poi. Però, diciamo, questa comunanza con i Borboni. Poi, con la caduta definitiva del sistema monarchico in Francia, di cui dicevamo prima, il colore bianco viene attribuito a Giovanna d'Arco, quindi un'altra figura, la Pulcella d'Orléans, che ci riporta alla storia di Francia. Il blu era anche contenuto in epoca medievale, nella prima età moderna, all'interno dello stemma reale, quindi una radice monarchica molto forte. La bandiera francese c'è in tutti gli edifici. Se voi andate in Francia è onnipresente, anche in un piccolo comune c'è sventola il tricolore francese, molto poco la bandiera europea. Se voi siete andati o andrete, fateci caso. La bandiera blu, come stelle gialle dell'Unione Europea, la trovate nei grandi edifici, ambasciate, municipalità piuttosto grandi, ma nelle piccole cittadine di provincia l'attaccamento è molto di più al tricolore che in effetti alla bandiera europea, cosa che invece da noi non succede, perché la bandiera europea la vediamo un po' dappertutto. Apro una piccola parentesi, fa un po' parte della storia francese, questa grandeur, questa nazionalità forte, anche un po' figlia dell'impero coloniale, perché effettivamente la Francia ha conquistato una parola brutta, però ci permette di riassumere i contatti della Francia, tanto nell'Asia, Saigon, l'storia di Saigon ci verrebbe in mente, ma anche naturalmente nel centro Africa, il Senegal, dove ha lasciato prestiti importantissimi, culturali, linguistici e anche industriali e di via di trasporto, e poi anche in alcune zone del centro America come la Martinica. E quindi questo abbiamo visto, la bandiera. E poi parliamo della Marsigliese. La Marsigliese nasce il 26 aprile del 1792, pensate un po' come si va indietro nel tempo, ed è l'inno, uno degli inni più conosciuti al mondo, che noi sentiamo sempre quando sono partite la nazionale di calcio, ovvero immagino che qualcuno di voi pensi subito agli scontri Italia-Francia, anche recenti, e naturalmente è l'inno. Un inno molto bello, va detto, molto bello, molto trascinante. Quando parte con le prime note viene voglia di alzarsi, cioè è un inno motivante, è un inno che trascina, che mette voglia di seguire. E la matrice militare di questo inno si sente, quindi è un inno molto forte, molto marcato. Pare che sia stato proprio il sindaco di Strasburgo, il barone Dietrich, a chiedere a Rouget Denisle di comporre una marcia militare. Le personalità dell'esercito, dopo aver ascoltato il motivo la prima volta, ne rimasero così affascinati che decisero di far distribuire le copie della marcia dappertutto, tutti i soldati e i rivoluzionari. È uno degli inni nazionali assolutamente più conosciuti nel mondo, la Marsigliese. Rouget Denisle, l'ideatore, era un soldato dell'armata del Reno, quindi un compositore. Ecco questa matrice molto popolare dell'inno. Un normalissimo soldato compone questa marcia per accompagnare l'entrata dell'esercito nella città di Parigi. Ecco quindi che, pur essendo il nome marsigliese, però fortemente legato a Parigi.
La Marsigliese, appunto, è una marcia militare di chiara matrice rivoluzionaria, inizialmente era intitolata Canto di guerra dell'Armata del Reno. Andiamo a vedere Marsiglia, Marseille, è una città affascinante, molto simile a Napoli per alcuni aspetti, per la storia millenaria che risale all'epoca dei Fenici, poi greca e poi epoche successive, e è diciamo la città simbolo, la città più grande e più importante simbolo del sud della Francia. Sul mare un porto molto grande, uno dei più importanti, da cui arrivano tutti i contatti con gli scambi commerciali con il Nord Africa, e da cui partono poi tutte le rotte, le tratte commerciali e anche le nostre navi da crociera, ecco, poi le vediamo, è uno scalo famoso, ecco, chi va per mare con le nostre vacanze oggi via nave, appunto, vediamo Marsiglia spesso nei programmi. Allora, è la città più antica della Francia, fondata dai Greci nel 600 a.C., pensate un po' come andiamo lontano all'indietro. E da sempre la sua posizione privilegiata sul Mediterraneo la rende un crocevia di popoli, dove influenze di culture anche molto lontane riescono sempre a incontrarsi. Chi arriva a Marsiglia si imbatte in un caos delizioso e al tempo stesso molto caratteristico, dal traffico intenso, i pesci vendoli, tutto quanto di questa città fa pensare ad un ricco quadro dove i particolari da osservare sono tantissimi, colorati e allegri. Si mangia bene a Marsiglia, si vive con brio, soprattutto ci sono parecchie cose interessanti da vedere. Conosciuta anche come la Napoli di Francia, questa città conserva un patrimonio storico inestimabile che le ha valso il titolo di capitale della cultura nel 2013. Nomina che le valsa un impegno a riqualificare alcuni dei quartieri più importanti. Non è tutto oro, Marsiglia ha anche dei problemi notevoli dal punto di vista sociale, soprattutto perché in alcune zone l'immigrazione è molto ampia, la convivenza con i francesi tradizionalisti non è sempre facile e quindi è una città con delle problematiche vive piuttosto aperte anche. Adesso, il nostro viaggio abbiamo affrontato già la prima parte, siamo già arrivati. Vi porterei a tavola, perché no? Giusto, vedo qualcuno delle seconde file che apprezza l'idea. Allora, ci mettiamo a tavola tutti quanti assieme, anche se l'orario è un po' strano. Lo dovremmo aver fame, perché sono le 3:30, tra poco sono le 3:30, siamo ancora molto vicini al pranzo di oggi. Dopo vi chiedo magari che cosa avete preparato e se le vostre ricette assomigliano a queste. Vediamo un po' dopo. Però c'è anche l'iperfabile che ci aiuta anche nelle preparazioni di pesce, come vedete anticipare le mie spalle. E però un'idea anche per la cena, per il weekend, potrebbe anche essere. Allora, partiamo dalla bouillabaisse. È la cosa più famosa e più conosciuta della Francia del Sud. Ed è una zuppa popolare che nasce lungo le coste, nasce con gli scarti del pesce, dalla lavorazione del pesce. Quindi i filetti più prestigiosi del branzino, dell'orata, andavano sulla tavola dell'aristocrazia, dei nobili francesi. E della borghesia, è una borghesia anche molto potente e ricca. Gli scarpi erano sulle tavole di tutti, praticamente, di tutti gli altri, di tutto il popolo, il ceto più ampio. E quindi scaricatori, lavoratori, commercianti, tessitori, tutti coloro che lavoravano in una città a grande vocazione commerciale. Tutti gli scarti venivano a comporre questo brodo, con cui a volte si univa anche del pomodoro, e tutti gli scarti della cucina, ecco, che si potevano mescolare, e venivano sapientemente conditi, sale, pepe e le spezie aromatiche
del nostro Mediterraneo. Perché la cucina mediterranea è buona? Perché può contare su spezie meravigliose. Non ci sono, guardate, in giro per il mondo, rosmarino, basilico, timo, l'origano, sono delle spezie dal sapore caratteristico che fuori dal Mediterraneo non si trovano, vi garantisco che non si trovano. E quindi la semplicità è la base di questo buonissimo piatto. Pane raffermo, pane secco, pane raffermo, che veniva intinto nel brodo, lasciato anche macerare ad ammorbidire, ed ecco qui la bouillabaisse déjà fait, già fatta. Oggi costa parecchio mangiarla alla maniera tradizionale, è diventata anche un piatto di ricerca. Poi in base, chiaramente, se si usa olio di oliva dopo, se inizio a mettere anche crostacei, aragoste, naturalmente il prezzo si eleva moltissimo. Perdiamo di vista però l'origine, non è più il piatto di una volta tradizionale, ma è una versione polerisce, potremmo dire. Cozze alla marsigliese che rosso, dominante il pomodoro. Ecco qui quindi qualcosa che ci lega anche questa abitudine di mangiare anche piccantino, ecco, con un po' di peperoncino, di pepe più speziato. Tutto il sud del Mediterraneo domina un po' la nota più piccante rispetto un po' al nostro intendere il pesce, perché ad esempio il nostro intendere il pesce alla maniera veneziana, per così dire, non c'è la nota piccante. Noi abbiamo tantissimi altri piatti, da uno più famoso di tutti è sempre coi bisi. Tenetevi in mente che la festa dei bisi è a maggio, quindi mi raccomando, onorarla. Però manca, ecco, la nota del piccante. E poi la tapenade e le tarte. Allora, la tapenade è un composto di olive che può cambiare con alcune varianti ed è, come dire, il classico patè da mettere sul pane. La tapenade è veramente francese, è difficile da trovare qui. C'è qualche negozio di gastronomia particolare, è molto buono, un sapore caratteristico che è più, un sapore più marcato del nostro patè di olive, qualcosa di più complesso. Pane, olive e naturalmente, trattandosi di zone calde, da mangiare anche a temperatura ambiente o fredda. Ed ecco le ricette del Nord Africa. Allora, in Nord Africa arriva sia con uno scambio di dominazione commerciale. Potrei aprire una parentesi sulle dominazioni francesi del Marocco, dell'Algeria, ma non è questo il momento, cioè non è questa la lezione, anche perché ci vorrebbe veramente molto tempo per parlare tutta la complessa vicenda dell'Algeria, ad esempio, tutti i rapporti con De Gaulle, la complessa vicenda dell'indipendenza di quel paese lì, cioè ci sarebbe tantissimo da dire, hanno scritto tantissimi libri ed è anche una ferita nella memoria di Francia, perché è costato tantissimi morti, tantissimi attentati, e uno su tutti, ecco, l'attentato al generale De Gaulle, quella Parigi di agosto del 1961, una Parigi deserta, immaginate, nessuno. De Gaulle che tornava dalla Marna, perché aveva la sua villa là, e nonostante quelli della sicurezza gli dicessero: ma presidente, si stabilisca a Parigi, perché continua avanti e indietro, che dobbiamo garantire la scorta, ed è un bersaglio, un clima politico caldo e turbolento. De Gaulle, un po' di